Tra l'altro ti posso dire una cosa, è un pane dentro, è il pane. Già sin dall'inizio. Cosa ha di particolare questo pecorino? Cioè, ma per me... Giudici, siamo qui riuniti per celebrare il processo d'appello nei confronti di un uomo, ma che dico un uomo? Una vittima ingiustamente condannata in primo grado. Il mio cliente, il signor Michele La Ginestra, attore, anche se in questo caso è convenuto, pur essendo attore, una butade. Ho capito solo io. Bene, andiamo avanti. Il mio cliente è stato condannato ex articolo 583 del codice penale per lesioni gravi aggravate da circostanze aggravanti, quali l'uso di strumento professionale atto a ledere in profondità. Hanno questa plasticità di adattarsi al territorio e di rendere quindi fruttose non solo in senso economico ma soprattutto dal punto di vista sensoriale le nostre colline. Quindi il valore del vino italiano è anzitutto naturalistico. I più bei siti che sono conosciuti nel nostro paese sono vitati, i più bei siti agresti, e sono vitati non in modo casuale, ma sono vitati con amore, con passione, con competenza, con scienza, con tecnica da parte di produttori che dedicano la loro vita a far sì che quella coltivazione attinga il vertice chimico-fisico che la natura riesce a sintetizzare. La natura è fatta di elementi. Se la natura lavora bene e se il coltivatore è bravo, la virtù della natura, dell'elemento, si trasla nell'alimento, che è il frutto. Ricordatevi sempre, quando assaggiate qualcosa di straordinario è perché quell'alimento è nato in un contesto elementare fantastico, perfettamente adatto allo sviluppo e all'ottimizzazione delle caratteristiche organolettiche. Qui siamo a Roma, Mons Gianicolensis, 90 metri sul livello del mare, uno dei colli più alti di Roma, che pur non viene annoverato tra i sette colli di Roma. E non è annoverato tra i sette colli di Roma perché era forse la parte più esterna,
Una tra le meraviglie dei vigneti d'Italia è quel muro. I francesi designano con il nome Clos le vigne recintate da muri a secco e sono orgogliosi di far sapere al mondo che i loro Clos risalgono al 700. Ebbene, questo è un Clos, ma quelle mura sono le mura aureliane del 275 d.C. Questo per far capire il contesto in cui siamo. Su questo monte è sempre stata coltivata la vite, proprio perché l'andatura collinare, questo vento che adesso ci pettina, che dal Tevere va in su e che da in su va giù verso il Tevere, ha sempre pettinato le uve. Qui Nerone aveva le sue vigne, tutti gli imperatori romani e infine i principi Corsini, che hanno quel meraviglioso palazzo Corsini di cui questa era la parte agreste abitata, interamente ricoperta da vigne. Dal fine del 600-700 si capisce che questo microclima deve produrre qualcosa di straordinario nella natura, allora viene piantato il giardino delle erbe officinali. Qui venivano prodotte le erbe che servivano a curare l'umanità quando la medicina non era ancora a livello di avanzamento di oggi, e insieme alle piante medicinali tutte le varietà di più incredibili di vite venivano coltivate, sino al primi del 700 o metà del 700 o addirittura fine del 600, poi il direttore mi correggerà. È stato istituito l'Orto Botanico di Roma, uno tra i primi d'Italia. Orto botanico che oggi ha una consistenza eccezionale, non tanto e non solo per il numero di specie diverse che raccoglie questo giardino magnifico, sono 12 ettari al centro di Roma, ci sono oltre 3600 specie diverse di piante e la meraviglia del clima romano è tale per cui ha consentito l'attecchimento di alberi e di piante, di individui provenienti dai 5 continenti. Sono rarissimi gli orti botanici nel mondo che hanno piante provenienti da tutti i 5 continenti del globo, e questo è uno. Così quando visitai questa meraviglia nel 2016, alla fine della visita ci sono oltre 360 piante plurisecolari, che già una pianta plurisecolare ha un valore immenso. Alla fine di questa visita chiesi: ma dove sono le viti? Dice: non ci sono le viti. Come non ci sono le viti? Allora piantiamo i vigneti Italia, e questo alla vostra destra, 600 metri quadri, 155 varietà autoctone, perché uno tra i tesori del vino italiano è quello di essere il più ricco del mondo di varietà di uva diverse. L'uva si è acclimatata così bene in Italia che poi è multivariata nella sua essenza fenotipica e genotipica, tanto da generare una quantità di varietà che nessun paese del mondo ha così ricca. Pensate che qui ci sono le piante più importanti provenienti dalle 20 regioni italiane. Tutte e 20 le regioni sono rappresentate, sono 79 varietà di uve bianche, 76 di uve rosse, per un totale di 155, e poi l'ultimo filare in alto abbiamo messo le 15 varietà internazionali più importanti del mondo, lo Chardonnay, il Pinot Noir, il Petit Verdot, il Malbec, e quindi questo che vedete alla vostra destra rappresenta un laboratorio vitato a cielo aperto, perché non esiste nessun altro vigneto al mondo in cui è possibile constatare la reattività di 155 varietà diverse allo stesso clima e allo stesso suolo.